nel Quebec. Sai che in Canada ho visto l'eclissi solare totale? Ah, e dov'eri? Nel Quebec, perché lì era il punto dove si sarebbe vista meglio. Che cosa hai provato? Guarda, è stata una situazione stranissima, un po' come film di fantascienza dove la natura si ribella e distrugge tutto, hai presente? Come no, ma tu che cosa hai sentito? Allora, considera che quel giorno facevano 20 gradi, era una giornata assolata. Io stavo con il pantaloncino e la maglietta, faceva caldo. Tutto il processo dell'eclisse è durato un'ora, ma il tempo in cui è stata totale sono stati 3 minuti, intorno alle 14:30 è iniziata. Io mi ero comprata gli occhiali appositi perché era pericoloso guardare il sole a occhio nudo, si rischiava di compromettere la retina. Piano piano intorno a noi si è creata un'atmosfera strana, anche gli animali hanno avvertito che stava per accadere qualcosa. C'erano dei passerotti che svolazzavano tra gli alberi. Io mi trovavo in un punto isolato in campagna dove non c'erano rumori di macchine o altro. Più passava il tempo, più la luna si sovrapponeva al sole e più velocemente il cielo iniziava a ombrarsi e la temperatura si faceva più fredda. Quando sono arrivate le 15:27 precise, momento in cui è avvenuta la eclissi solare totale, è stato come se qualcuno improvvisamente avesse spento la luce. È calato un silenzio surreale. I passerotti hanno iniziato a volare con dei giri più ampi, sperduti in questo buio improvviso. Un buio totale, con un freddo improvviso. Siamo passati dal giorno pieno alla notte in un battito di dita. In quel momento mi sono sentita meno grande di una formica. In quel lungo e surreale silenzio di 3 minuti ho capito la potenza della natura. Ho trattenuto il respiro per non disturbare l'incanto che stavo vivendo. Un colpo allo stomaco, un'esperienza bellissima. Poi lentamente la luna ha iniziato a spostarsi e il sole è tornato come una nuova alba e ha ripreso a scaldare il mio corpo. Cristina Galardini. Commento. L'eclissi è da sempre congelata nell'eterno presente e il suo movimento è un'illusione della nostra mente. La scienza può calcolare al nostro minuto l'accadere dell'eclissi perché misura il movimento di ciò che non si muove. I maestri immateriali dicono anche questo.